Non sarò mai capace di spiegarvi il mistero che oggi celebriamo della Santissima Trinità. Non basta essere, cari fratelli, teologo. Non basta essere teologo. Ho studiato alla Pontificia Università Gregoriana, una università che viene accolta oggi da tutto il mondo come università di grande qualità per la formazione nel campo della teologia. Il mio professore, che ha insegnato la Sacra Scrittura, parola per parola, sacerdote, oggi non è più sacerdote. Prego per lui, perché era mio professore, da lui io e tanti abbiamo fatto gli esami. Ma lui ha preso la Sacra Scrittura e l'ha gettato nel cestino davanti a noi studenti della teologia. Ognuno di voi si potrebbe fare la domanda: ma come è possibile? Non l'ha gettata nel senso negativo nel cestino, talmente ha studiato parola per parola che è arrivato a una follia completamente. Vorrei dirvi questa sera che Dio non può essere contenuto dalla nostra mente. Guai ad avere la pretesa di comprenderlo, di possederlo intellettualmente. Sant'Agostino diceva: un Dio compreso non è Dio. Dio è inafferrabile, irraggiungibile, incomprensibile. È un grande mistero che oggi stiamo celebrando, la Santissima Trinità. Un mistero che già i bambini vivono, perché io ho fatto la prima comunione 4 e mezzo, 5 anni, e già sapevo cosa vuol dire farsi il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ogni giorno, ogni mia attività ha inizio da questo segno e trova il suo compimento in questo segno, perché sono cristiano e nessuno mi toglierà questa testimonianza, costi quello che costi. Non avrei mai pensato che forse anche in questo paese come Italia, forse
cardinale Bagnasco qualche giorno fa è stato talmente attaccato dai giornalisti, ma io voglio andare dietro di lui e insistere. Spero che che in Italia non avverrà, che non si potrà più fare il segno della croce per la strada, in treno, per le strade. Dobbiamo oggi noi cristiani essere in piedi di punta per solveriare e difendere la nostra fede cristiana, perché il demonio va, sapete come va? Sì, diceva già Paolo VI che va per la fessura dove ci sono le chiavi, entra. Dobbiamo stare attenti. Talmente le leggi vanno avanti in questo paese che stanno distruggendo le radici della nostra fede cristiana. E io sarò in prima fila per combattere come cittadino italiano e come cristiano e sacerdote contro le leggi che vanno contro la fede cristiana, che vanno contro la famiglia, contro la nostra professione della fede. Bisogna starci attenti. Giovanni Paolo II era talmente forte da questo punto di vista che diceva: i muri abbattuti non vuol dire che la libertà è quella che è. E oggi bisogna essere molto svelti da questo punto di vista, e costi quello che costi. Oggi celebriamo questa grande solennità, festa di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Festa del Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Come si fa a definire Dio? È una impresa non impossibile, ma difficile. Dio non può essere contenuto nella nostra povera mente di un peccatore. È impossibile. Ma qui si tratta di fare una esperienza. Di fare un'esperienza. Dio è amore. Questa è la definizione più grande. Ma che cosa è l'amore? Non esiste un amore solitario. Non esiste un amore solitario. L'amore è relazione tra più persone. La Trinità di Dio è data dal Padre che è l'amante, dal Figlio che è l'amato, dallo Spirito che è l'amore, che li unisce. E noi dobbiamo entrare in questa relazione. Oggi Papa Francesco parlava all'Angelus della famiglia. Sì, dobbiamo entrare in quella relazione
dell'amore, dell'amore che si dona, dell'amore che si lascia ferire, dell'amore che sa accogliere, che sa perdonare. E il momento più adatto è quello dell'anno santo della misericordia. È il momento più opportuno per poter vivere questa relazione. Dio è alla ricerca di ciascuno di noi, e in questo tempo noi possiamo, anzi, chi conosce Santa Faustina, sperimentare questa relazione trinitaria. La misericordia trasmessa di Santa Faustina si capisce attraverso questa relazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio alla ricerca dell'uomo, e quindi un Dio che fa discendere sulla terra il suo Figlio prediletto, Gesù, perché tu sei amato, perché tu sei da Dio accolto, perché tu sei da Dio abbracciato. Ecco allora l'incarnazione, ti manda il suo Figlio. Questo è un amore folle. Questa follia si esprime proprio sulla croce. Dio dà la vita per te. Dio in Gesù esce allo scoperto, viene incontro all'uomo. In Cristo Dio ha fatto conoscere il suo volto, la sua intimità, il suo cuore. E questo è Dio che noi abbiamo conosciuto, Dio amore. E noi viviamo la nostra storia, la storia del mondo va vista in questa luce, quel Dio che in Gesù cammina e affianca la storia di ciascuno di noi. Il Padre ci guarda con amore e dice: tu sei il mio Figlio amato. Ed è lo Spirito Santo che ci permette di sentire questa vicinanza. Ed è lo Spirito Santo che ci ricorda questa verità, questa realtà di amore, di misericordia, di compassione e di tenerezza di Dio accanto a me, povero peccatore. E chiediamo per tutti noi, in questo anno santo di misericordia, perché ognuno di noi sappia essere, come dice Santa Elisabetta della Trinità, palazzo della Trinità, essere padre per tutti, essere riflesso del volto del Padre, essere la carne di Cristo, essere fuoco dello Spirito.